Per prima cosa facciamo le uova sode. Allora, il tuorlo deve diventare cotto, non deve essere alla cocca. Intanto che le uova cuociono, io preparo un'emulsione con pepe, sale e uno spicchio di aglio, poi olio, un buon olio, diciamo un paio di cucchiai d'olio, ecco, e poi ci metterò anche il succo di un limone. Ecco qua, anche il succo del limone, così ho tolto i nocciolini. In questo periodo uso dei limoni che non sono trattati, si chiamano femminiello, si trovano un po' in tutti i negozi, Dunque adesso mixo il tutto. Ho il cellulare per cui vi farò vedere l'operazione quando sarà già conclusa. Ecco fatto. Adesso aggiungo però ancora un pochino d'olio e riparto con il mixer. Buona fortuna. Ops. Uova sono pronte. Adesso le passo sotto l'acqua scusate, l'acqua fredda e poi le sguscio. Io le sguscio nel modo classico. Eccole qua, ben sgusciate. Adesso le taglio in modo da estrarre il giallo dell'uovo, il tuorlo, cioè, che metterò dentro quella salsina, quell'emulsione che ho preparato, Il giallo va dentro lì, perciò. Eccolo qua. Bene. Tagliamo anche l'altro. Solo il giallo, sulla parte gialla dell'uovo, il tuorlo, perché poi verrà emulsionato a sua volta. Ecco qua, bene. È uscito tutto. Perfetto. Ale, col mixer ancora. Vedete dov'è? Avevo già preparato dei cavolfiori che avevo preparato al vapore, perciò li ho conditi con un pochino solo di olio, un pochino di pepe e di sale. E questa salsina serve proprio per i cavolfiori. Saranno buonissimi. Questo è un piatto che è pieno di vitamine, di sali minerali, i cavolfiori ne ha molti. E mettendo anche l'albume dell'uovo tritato, anche di proteine, praticamente potrebbe essere anche un piatto unico. Va bene, spero che vi sia piaciuta la ricetta. Questa è una salsa facilissima da fare, più leggera della salsa maionese, senz'altro perché il tuorlo d'uovo comunque è cotto. Spero vi sia piaciuta e niente, alla prossima ricetta. Io dico solo, gnam, questo me lo mangio. Ciao, mettete un like se vi è piaciuta la ricetta. Ciao a tutti. Che buono. Questo me lo mangio io, gnam. È buonissimo. Ciao, ciao.